E la Fondazione Forum Universale delle Culture di Napoli e l'Assessorato alla Cultura e al Turismo promuovono l'iniziativa I Palazzi degli Spiriti. Fantasmi a Napoli, percorsi turistici e culturali tra sacralità ed esoterismo, che si svolgerà a Napoli tra il 21 e il 30 giugno. Realizzato con la collaborazione dell'Accademia delle Belle Arti e di decine di istituzioni ed associazioni culturali, soggetti pubblici e privati, l'iniziativa darà vita ad eventi, reading, proiezioni performance, spettacoli, mostre e visite guidate. Ma sentiamo l'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli Nino Daniele. È un altro modo di approfondire la conoscenza di Napoli attraverso l'immaginario, il fantastico e eh, scoprire Napoli, e la sua storia straordinaria anche attraverso questi aspetti che sono credo molto curiosi e anche molto capaci di attrarre, di affascinare i turisti e quindi costruire questi itinerari turistico-culturali tra sacralità ed esoterismo, questo è un po' il tema, quindi sono dieci giorni di incontri itinerari, visite guidate, visite spettacolarizzate attraverso cui si può approfondire la conoscenza di Napoli. Da un punto di vista insolito e non tradizionale. Per me rientra sempre in questa idea di quanto questa città possa offrire emozioni, non solo a chi la visita, ed è importantissimo perché per fortuna abbiamo in, in tutti questi ultimi tempi un grandissimo boom turistico e questo aiuta molto la città, la sua economia e anche il suo orgoglio, e, ma anche un modo perché i napoletani si riappropriino del vivere l'emozione di essere cittadini di Napoli. Che... Ovviamente comporta tanti e gravi problemi, però ha anche questo aspetto che credo non vada sottovalutato. L'iniziativa può essere per Napoli un'occasione per riscoprire anche un monumento straordinario ma poco noto, nonostante il suo enorme valore culturale, un edificio su tre livelli risalente al I secolo a.C., il cui pian terreno è attualmente semisommerso a causa del Bradisismo. Un monumento unico al mondo e di grande fascino, una domus romana che emerge dalle acque in tutta la sua. Imponenza e a cui sono legate diverse leggende che la vogliono abitata dagli spiriti, anche se la vera origine dell'appellativo è da ricercare nel fatto che la struttura venne utilizzata alla fine dell'Ottocento da gente di malaffare che ne fece un covo ideale in cui entrare con piccole imbarcazioni e scaricare refurtive ed altro materiale.